Uffa, oggi vedrò Luca a ricreazione, non vedo l'ora, però ho queste occhiaie e ho anche un brufolo. Vorrei tanto fare colpo. Guarda che se vuoi posso aiutarti. Davvero? E come? Innanzitutto voglio dirti che sei bellissima comunque, non hai bisogno del trucco, ma se vuoi ho qualche trucchetto per te per non farti scoprire. Tutto quello che ti servirà è soltanto il tuo astuccio e qualche gadget di scuola, ovviamente. Che state facendo? Niente, professoressa, stavamo soltanto guardando le nostre matite perché ce le abbiamo uguali. Ciao a tutti amici, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un nuovissimo format, uniremo le due cose che mi piacciono di più di tutte, ovvero il trucco, il mondo del make-up e i gadget di scuola. Infatti creeremo dei gadget di scuola che saranno dei trucchi, perché io letteralmente amo truccarmi, infatti guardate questo make-up e mi piacerebbe un sacco anche avere dei trucchi portatili anche quando vado a scuola, quindi guardate attentamente questo video perché vi insegnerò dei trucchetti semplicissimi che potete rifare tutti. Come prima cosa voglio farvi vedere tutto quello che ho comprato e che ci servirà per i nostri trucchi. Abbiamo tantissime cose di scuola. Ho preso delle matite colorate, degli acquerelli, delle matite normali che sono con la punta a forma di gomma. La colla, queste qui a tubetto, e poi alla fine un temperino che è quello che ha anche il posto per la tempera. Questi saranno tutti i gadget che noi trasformeremo in trucchi e adesso vi faccio vedere invece tutto quello che ho comprato per quanto riguarda il make-up, ovvero i trucchi. Abbiamo due palette di ombretti, questa qua l'ho scelta perché adoravo questi colori caldi, questa invece l'ho scelta perché ci sono tantissimi glitter e non vedo l'ora di provarla. Poi abbiamo delle semplici matite colorate per gli occhi. Una Beauty Blender che sarebbe la spugnetta per mettere il correttore, questo rossetto, un burro cacao al cocco e basta. Poi ho preso questo qua che è una penna che serve per fare tipo le lentiggini, ma questo non lo so, lo proveremo, ma non serve per i nostri trucchi. Possiamo quindi iniziare con il primo trucco magico. Utilizzeremo le matite, quindi adesso ne vado a prendere una. Ci serviranno appunto le matite queste qua che vedete che hanno questo spazio per la gomma. Ora vi faccio vedere tutti gli ingredienti che ci servono. Allora, come prima cosa abbiamo le nostre matite, poi qua abbiamo delle pinzette, dello scotch. Come trucchi utilizzeremo i nostri burro cacao e il rossetto. Questa invece è una tazza, la mia tazza con il coniglietto, con dell'acqua calda, l'ho riscaldata prima. Poi abbiamo la carta forno e le forbici, il piatto serve solo per appoggiare. Come prima cosa andiamo a togliere la gomma dalla nostra matita con le pinzette. Dovete fare un po' di forza e muovere un po', ma ecco qua che l'abbiamo tolta. Io la toglierò tipo a quattro matite perché voglio farne quattro, ma potete farne quante volete. Ora con le forbici sono andata a tagliare una strisciolina di carta forno. La andiamo ad avvolgere attorno al posto per la gomma, qua intorno alla matita. E questo sarebbe il risultato che dobbiamo ottenere. Qua non c'è più la nostra gomma, ma abbiamo la carta forno intorno. Adesso vado a fare lo stesso per tutte le matite e poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere il nostro bellissimo rossetto, cioè guardate quanto è perfetto, e ahimè lo andiamo a tagliare. Oddio, mi sto sentendo male per questa cosa. Andiamo a mettere il nostro rossetto in un cucchiaino, proprio così. Una volta che abbiamo fatto ciò, andiamo a posizionare il nostro cucchiaino sopra alla nostra acqua bella calda e aspettiamo finché il nostro rossetto non si inizi a sciogliere. Ok, ragazzi, io direi proprio che il nostro rossetto si è completamente sciolto. Adesso con l'aiuto delle pinzette o di qualche utensile andatelo a posizionare qua dentro, proprio dentro la nostra matita. E ovviamente alla fine appiattite la punta e fatela diventare il più piatta possibile. Nel frattempo io vado a fare lo stesso anche con le altre matite che sono rimaste.
E poi ovviamente voglio fare lo stesso anche con questo bianco, anche se l'ho fatto sciogliere nel cucchiaino di quello rosso, quindi è diventato un mix tra bianco e rosso, però va bene lo stesso, anche perché questo era al cocco, quindi profuma tantissimo di cocco. Ok ragazzi, adesso che ho preparato tutte le mie matite, sono bruttissime, attendiamo alla fine del video che si saranno seccate, così dopo le scartiamo e vediamo se sono riuscite. Spero proprio di sì, raga. Adesso invece è il momento del trucchetto della colla, ovvero come andare a trasformare le vostre colle in make-up. Adesso, come prima cosa, unboxiamole perché sono ancora incartate. Odio quando fa questo, cioè perché? Perché? Come prima cosa andiamo ad aprire la nostra colla e giriamola al massimo. Eccola qua, la nostra bellissima colla. E andiamo a prendere la colla e la andiamo a togliere. Andiamola a staccare. È uscita perfettamente. Adesso andiamo a prendere la nostra Beauty Blender, che è questa. Guardate quanto è squisciosa. Questa qua, ragazzi, per chi non lo sapesse, serve per stendere il trucco, tipo il correttore, così tipo. Ora prendiamo la nostra bellissima Beauty Blender rosa, che io già ho sporcato con un po' di rossetto, e con le forbici la andiamo a tagliare nella punta. Che bello questo suono! Eccola qua. Ora che abbiamo soltanto la nostra punta, prendiamo la colla e iniziamola a mettere qua dentro. Raga, mi vado ad aiutare con le mie pinzette che me la vanno ad incastrare bene bene. Ora vado a prendere il mio correttore, io ne utilizzo uno a caso, e lo andiamo a mettere un po' nella puntina della nostra colla. Andiamo a sporcare la nostra Beauty Blender. Ecco qua ragazzi, questo trucchetto perfetto. Chiudiamo, riponiamo nell'astuccio. Perfetta. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con colla. Guarda con cosa mi sono svegliata questa mattina. Questo brufolo enorme. Uffa. Non ti preoccupare, ho la soluzione giusta per te. Ta-da! Aspetta, ma quella è una colla? Come può una colla aiutarmi con questo brufolo? Vuoi vedere una magia? Non ci credo. Non ci credo, il mio brufolo è sparito. Mia nuova ossessione. Grazie mille, che bello. Adoro. La metterò nel mio astuccio. Abbiamo fatto le labbra con il rossetto, abbiamo fatto il correttore, ci mancano gli occhi, ovviamente, per essere belle sempre. Quindi è arrivato il momento di trasformare le nostre palette di ombretti in gadget di scuola. E cosa non potevo prendere se non gli acquerelli? Perché sì ragazzi, andremo a trasformare i nostri acquerelli in ombretti e saranno degli ombretti veri. Allora, come prima cosa qui vado ad unboxare perché ci sono 3000 strati di plastica. Qua come prima cosa dobbiamo andare a sollevare questo che sarebbe il punto in cui sono posizionati i nostri acquerelli e scegliamo dei colori che non ci servono, come ad esempio io questo verde non lo uso, quindi lo vado a togliere. Raga, era veramente incollato, cioè guardate, per toglierlo ho fatto una faticaccia. Ovviamente una volta tolto il nostro colore dobbiamo andarlo a pulire bene con un dischetto e togliamo tutti quanti i residui di verde. Una volta pulito andiamo a prendere la nostra palette, ad esempio io prendo questa, scegliamo un colore, io voglio prendere il rosso, o con delle pinzette o con qualunque utensile dobbiamo andarlo a rompere in questo modo e a posizionarlo tutto qua dentro. Oddio, guardate, poverino. E tranquilli perché non lo stiamo sprecando, lo stiamo semplicemente trasportando. Ops, ho fatto un casino. Vi consiglio di mettere sotto un tovagliolo, così almeno non vi sporcate. Una volta trasportato tutto quanto il nostro ombretto qua, andiamo a prendere sempre con un po' d'acqua calda, proprio qua. Ed ora con questo pennellino fake andiamo un po' a mescolare il tutto. Una volta che la poltiglia si sarà compattata per bene, dobbiamo andare a pulire i bordi. Li vado a pulire con l'acqua micellare, che è quella che toglie il trucco. E tadan, ecco il risultato completo. Io non l'ho pulito tanto bene, raga, perché continuavo a sporcarmi, perché ho tutte le mani sporche, ma voi provate ad essere un po' più precisi. Comunque adesso aspettiamo che si asciughi e dopo vedremo se funziona la magia dell'ombretto. Ma poi dove hai preso quell'ombretto bellissimo? Lo voglio anch'io. Ti piace il mio ombretto? Non possiamo truccarci in questo momento, però ti faccio vedere un trucchetto che sappiamo soltanto io e te. Questi sono i miei acquerelli. Oh, no vabbè, ora ce l'ho anch'io. Adoro, è bellissimo, grazie mille.
Lo voglio mettere anche nell'altro occhio. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere è come utilizzare il nostro temperino per trasformarlo in un trucco segreto. Come prima cosa lo dovete aprire. Io volevo farvi vedere, ma mi si è tolto da sola e ho tolto la parte del temperino da qua. Semplicemente si sgancia, l'ho staccato. Però vi ricordate le nostre matite? Queste sono per gli occhi. Che belle, scrivono tantissimo. Bene, se volete utilizzare queste bellissime matite in classe, possiamo metterle qua dentro, cioè insieme ai nostri colori, perché nessuno lo verrà mai a scoprire. Ma non solo, le potete nascondere qua dentro, perché ovviamente questo non è più un temperino, ma è diventato un portamatite, ed ecco come il vostro temperino sarà diventato il vostro portamatite, ma non matite per scuola, saranno matite per tutto. Adesso andiamo finalmente ad aprire le nostre matite con il rossetto e vediamo se ha funzionato. Spero veramente di sì, raga, non lo so. Quindi iniziamo togliendo lo scotch e la nostra carta da forno intorno. Ragazzi, ci siamo quasi riusciti. Questo è il risultato finale. Ovviamente andrebbe pulita meglio, però ragazzi, secondo me è riuscita, cioè. Cioè, è rossetto. No, vabbè. Me lo sono messa malissimo, però. No, vabbè. Voilà, sono pronta per scuola con soltanto la mia matita. Ragazze, ricordate anche voi che siete tutte bellissime anche senza trucco e che c'è tempo per truccarvi. Io ho 20 anni. Con questo video volevo soltanto divertirvi un pochino e spero che questi consigli vi siano piaciuti. Bene ragazzi, io sono contenta che alla fine i miei trucchetti abbiano funzionato. Ovviamente scrivetemi nei commenti qual è il vostro preferito e consigliatemi qualche altro trucchetto che potrei fare con i gadget di scuola. Mettetemi un mi piace se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile soprattutto, e iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutte le novità. Ci vediamo in un prossimo video, grazie mille per avermi fatto compagnia fino a qua, vi mando un bacio. Ciao ciao, con le mani tutte rosse per il rossetto.